Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Love World 66. In questo video vi recensionerò i miei nuovi acquisti. Che per mia fortuna li ho quasi tutti. Posso dire quest'anno li ho quasi finiti proprio all'inizio dell'anno, ma è successo, come negli altri anni impiegavo sempre fino agli ultimi secondi a comprarli, ma quest'anno per mia fortuna me ne mancano soltanto due e quindi completerò la collezione dei cavalli in teoria. Bene, intanto, prima di cominciare a presentarvi i miei cavalli nuovi, vi devo salutare Horses Love Forever. Ciao cara, un bacione. E allora, cominciamo a presentarvi i miei cavalli nuovi. Iniziamo dall'Andalusa. Lei l'ho chiamata Salvadora. È bellissima. Mantello grigio, coda nera tendente al grigio in fondo, criniera nera, non è ferrata, femmina, del 2014 come potete vedere, e non so perché l'hanno pubblicata, cioè l'hanno messa in vendita solo nel 2016, ma vabbè. È bellissima, passo, è al trotto, me l'hanno pure il trotto, più bella, bella, bella. Molto molto elegante come cavalla, cioè è pommellata qui sulla chiappa, come lo stallone andaluso vecchio, stessa identica cosa. Il mantello praticamente non hanno cambiato, cioè i colori dello stallone andaluso l'hanno riportati nella giovenca andalusa nuova. Va bene, passiamo al prossimo. Alla Giumenta Mustang, e lei l'ho chiamata Rugiada. È veramente bella, finalmente vedo la femmina dei Mustang, che è già un po' che i Mustang sono fuori, quelli impennati, quello bianco e nero, come se avete visto. E non ho mai visto la famiglia completa, cioè questo è il primo anno che le fanno completi proprio. A parte che i primi primi non ce li ho, magari li hanno fatti, però non sono riuscita a trovarli, che ormai sono già fuori produzione. Quindi questa cavalla è bellissima, ha il mantello Isabella, è ferma, ferma, criniera e coda scura, manca la linea di mulo, ed è bella, guardate il muso, non è ferrata naturalmente, è veramente bella. Buona, passiamo al prossimo. Il puledro Mustang, lei l'ho chiamata Vioser, è bellissima. Poi me i cavalli così al galoppo mi piacciono un botto, fermi, ci ha fatto in questa posizione, sono veramente ma veramente belli. Lei è una lei, scusate, Baia, criniera coda scura, una femmina, potete vedere, non è ferrata, beh, naturalmente i puledri non li ferrano mai. Ha un bel muso, un cavallo molto molto atletico. Fatto veramente bene. Al galoppo, finora i cavalli di questa statura puledri non hanno mai fatto il galoppo, sempre o fermi o coricati, hanno sempre fatto puledri, sì, ma di pony più piccoli, quindi al galoppo, comunque è molto molto bella. Veramente. Passiamo agli ultimi due che mancano. Al Puledro Klingenstahl. E l'ho chiamato Meriga. Scusate. Ho sbagliato a scrivere. Vabbè. E lei è Meriga. È bellissima. Non è ferrata. Femmina. È macchiata. Vedete? Ha fatto una macchiatura sotto la pancia. La lista sul muso, ed è molto molto bella, veramente. Un fiocchettino sulla coda, carinissimo. Molto molto carino. Perfetto, ora passiamo alla prossima. Lei è Scarlett, è bellissima la giumenta Klingenstahl. La criniera è tutta intrecciata, l'ha fatta veramente bene. Macchiata sotto la pancia come il figlio, la figlioletta. Femmina, ferrata lei è ferrata come lo stallone,
e criniera, vedi, coda intrecciate. Veramente, ne hanno fatti veramente bene quest'anno i Clean Design. Cioè, rispetto a quelli vecchi, loro sono veramente, ma veramente belli. Niente da dire. Sono fatti proprio bene, sembrano proprio realistici, cioè, già col mantello, la posa e tutto, sono proprio belli. Mi piacciono un sacco. Va bene, ora vi mostro tutti i miei acquisti. Bene, spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Vi lascio allora le loro foto. Se avete commenti, cos'altro da scrivermi, da dirmi, fatelo pure nei commenti. Intanto vi saluto e al prossimo video. Ciao!